Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale. Il make-up di oggi, come avrete sicuramente già letto dal titolo e visto dall'anteprima, sarà realizzato con la Cremated Palette di Jeffree Star Cosmetics. Io amo questa palette, a differenza di molti, mi piace tantissimo il concept. Sapete quanto io ami tutto ciò comunque che è dark, goth, un po' macabro, horror. Sinceramente questo concept mi ha fatta volare via. Per quanto riguarda invece la color scheme, sinceramente inizialmente non ero stata molto colpita, perché mi ero detta tipo, ok, una palette di grigi, quando mai la utilizzo? Se sentite il rumore sono le cavie, e quindi non l'avevo presa. L'ho trovata però nella mystery box di Halloween e appena l'ho aperta me ne sono innamorata, quindi direi che ne vale la pena farvi vedere l'interno. Ecco qua la palette al suo interno, e raga, non rende assolutamente quanto rende dal vivo, cioè dal vivo è qualcosa di meraviglioso, mi viene proprio voglia di utilizzarla. A parte, vabbè, i nomi che mi fanno volare via, i disegni sulle cialde tipo care funebri, urne, io esco veramente pazza. E direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e iniziare subito questo video. Tra l'altro mi avvicino un po' e mi vado a mettere le spillette, così da non avere i capelli davanti durante il make up, che potrebbero dare abbastanza fastidio. Eccole qui, sono super carine, queste le ho prese da Primark. Ho appena applicato un primer e come primo colore vado ad applicare questo verdone scuro, e lo applico prima con un pennello a penna per dare più la forma e poi vado a sfumare. Sull'occhio tira fuori tantissimo la componente grigiastra, e direi che ci sta essendo il tema della palette. Vado a sfumare già creando comunque una forma. Comunque pensavo di iniziare una rubrica, chiamiamola così, in cui andiamo a realizzare dei look con palette o collezioni di Jeffree, un po' come ho fatto con la Pink Religion. Se vi siete persi quel video andatevelo a recuperare. Ho fatto la mia cat crease, ho fatto solamente la parte sopra e devo dire che mi piace un sacco, il colore si è sfumato molto bene, il verde si vede veramente poco, cioè appena appena percettibile. Vado ora con un pennellino a lingua di gatto un po' più rigido con Grave Digger, questo grigione molto scuro. Vado ora con un pennellino a lingua di gatto a prelevare Angel of Death e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Voilà, si preleva molto bene. Andiamo a vedere come si applica col pennello. Si applica molto bene ed è bellissimo, super brillantinato. Non la vado ad applicare però fino all'angolo interno, perché voglio applicare Diamond Ashes, ovvero il bianco, per dare un po' di punto luce. Vado ora a prelevare Diamond Ashes e lo vado ad applicare nella parte più interna. Anche questo si preleva benissimo. Beh, è stupendo. Ovviamente sfumato per bene, perché altrimenti lascia proprio la linea super netta e non è quello che cerco. Applico fra i due colori anche un pochino di Paul Bearer, questo bellissimo argento. Cerco di non prelevarne tantissimo perché avete visto quanto sono pigmentati. Anche questo meraviglia, giusto per andare a completare la sfumatura. Ora vado a ricreare il tutto sull'altro occhio e noi ci rivediamo per voi fra pochissimo, per me fra tantissimo, per le labbra, perché ho portato un sacco di opzioni che credo che ci stiano bene, quindi andremo un po' a vedere quale sarà la migliore. Eccomi di ritorno a look completo. Ho aggiunto anche qualche diamantino nella parte più interna. E ora, come vi stavo anticipando poco fa, passiamo alle labbra, che ho tantissime opzioni. Tra le quali nero, magari glossato. Questo è un gloss trasparente con glitterini super freddi di Essence. È veramente, veramente bello. Questo secondo me ci sta veramente benissimo. Solo che ultimamente sto facendo spesso le labbra nere. Poi mi ero portata questo di MAC, super freddo. Cioè, in realtà, non so se rende, da lì sembra forse anche più tendente al caldo. È Simply Smoked, è un color fango, e questo secondo me fra tutti è quello che si sta un pochino meno bene. Poi Mistress di Mulac, secondo me anche questo non è niente niente male, giusto per dare un tocco di colore però rimanendo sempre su qualcosa di scuro. Oppure Triggered di Jeffree Star, per restare in tema, questo mi piace molto. È un po' secondo me un misto tra questi due. Eccoli qui, sono andata a swatchare quello di Jeffree al centro, secondo me è un po' il giusto compromesso, quindi credo che andrò con questo. Eccomi al look completo e secondo me alla fine il rossetto ci sta benissimo. Tra l'altro, non so se lo percepite dal video, non penso, però tira fuori dei glitterini. Per quanto riguarda la palette, considerazioni finali, secondo me questa è una palette
super versatile, anche se magari a un primo sguardo può non sembrarlo, però secondo me la è, perché è perfetta non solo per chi ama i make-up goth, ma proprio per chi ama i toni freddi. Ora, io oggi ho realizzato un make-up super extra, ok? Però con questa palette si può benissimo realizzare anche un look molto più soft. Infatti, anche proprio come shimmer ce ne sono alcuni molto più tranquilli rispetto a quelli che ho utilizzato io oggi. Adesso ve ne vado a sbocciare qualcuno. Sono super luminosi, però insomma capite bene che sono molto più tranquilli rispetto a quelli che ho utilizzato oggi io. Ci sono tra l'altro anche un sacco di shades matte chiare, quindi secondo me è veramente veramente versatile. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Fatemi sapere che cosa ne pensate del look. Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!